Benvenuti al palazzaccio. Come si mangia qui? Bene, una cucina di alta qualità, un'ottima ristorazione. Devo dire che è veramente un livello eccellente, proprio. Ah, eccellente proprio. Diciamo da un livello 1 a 10, lei quanto ne ha? Assolutamente 10, perché sanno fare la cucina, c'è un cuoco, un assistente cuoco, sono veramente fanno delle cose particolari che si mettono loro, di alta cucina, di alta gastronomia, veramente. Un brindisi innanzitutto per ringraziarti di questa bella giornata. La tua è una cucina del territorio, però è alta cucina. Cosa vuol dire fare alta cucina con questi piatti particolari? Sono piatti degustazione, no? Come la definiresti la tua cucina? È una cucina dove praticamente apprezziamo tantissimo il territorio, valorizziamo la nostra materia prima, che è molto importante, abbiamo delle ricchezze dell'Italia, diciamo, dove ci permette di metterci in mostra a noi, la nostra professione e tutto il resto. Il vostro è un menù da 35 euro, un prezzo veramente onestissimo per una cucina da premio, da stellato Michelin. Voi siete segnalati naturalmente nelle più grandi guide. Ricordiamo qualche piatto che a te piace fare e che i tuoi clienti amano particolarmente. Abbiamo noi un raviolo ripieno di una mousse di melanzane, che fa parte del nostro rino, una salsa semplice di pomodoro siccagno, sempre nella nostra zona di Valle d'Olmo, e ricotta salata, che valorizza, diciamo, il nostro territorio e la nostra tecnica in cucina, diciamo, dove ci permette di usare le nostre uova, la nostra farina, sempre delle madonie e tutto il resto. Per uno chef giovane come te, quanto è importante la materia prima? La materia prima ovviamente è fondamentale, quindi non si discute la materia prima, quindi guai se non ci fosse la materia prima comunque. La differenza, guarda, una domanda che sembra semplice, anche banale, ma non così scontata. La differenza fra mangiar bene e mangiar male, qual è per te?
Allora, la differenza parte sempre, diciamo, il mangiare male è messa soprattutto su un discorso di usare dell'olio extravergine in cucina, di usare un ottimo prodotto di altissimo. Giuseppe, il tuo è un ristorante importante, alta cucina, però molto easy, senza, non spaventa, una cucina che non spaventa, però c'è anche una grande cantina, tu sei innamorato pazzo del territorio, ma anche dei vini europei, quelli che vengono dall'estero, dalla Francia, dalla Germania, eccetera. Come riesci a conciliare questi gusti di tante nazioni diverse? Una cucina che potrei offenderti se ti dicessi che è una cucina internazionale, non è una cucina internazionale, però comunque lo spirito è internazionale ed è alta cucina comunque. Allora, cerchiamo la nostra cucina, allora è semplicissima, cerchiamo di valorizzare il nostro territorio che è la Sicilia e in più valorizzarlo anche. Noi cerchiamo la stagionalità proprio del prodotto, quello che ci offre il periodo, cioè il prodotto. In questo caso siamo in questo periodo, quindi offriamo la melanzana che è di periodo, alla caponatina, le paste ripiene con la melanzana, quindi tutto quello che ci offre il prodotto locale cerchiamo di valorizzarlo al massimo. In più usiamo anche altri prodotti che non sono siciliani, però deve essere la massima espressione che c'è noi in Italia, ma al mondo, non per essere presuntuoso, proprio al mondo. Soltanto per quanto riguarda il vino è normale, anche la Sicilia predomina sulla nostra carta dei vini, però abbiamo anche grandi prodotti che vanno dal nord Italia a poi al mondo. Grandi champagne? Sì, grandi piccoli produttori di champagne, è normale avere un Krug, una cosa normale, ma avere anche il piccolo produttore di champagne fa le 3.000, le 4.000 bottiglie, anche del vino bianco la stessa cosa, grandi riesling tedeschi, cioè cerchiamo di avere anche il mondo su Castelbuono. Tu sei un maniaco della materia prima, per te la materia prima è tutto, direi, no? Sì, io dico proprio che la materia prima, cioè, supera la concorrenza, nel senso che, cioè, sei costretto a lavorare, cioè, perché se adotti la materia prima è una carta vincente, dall'olio devi usare, cioè, che sia di grande espressione, ai sali, agli aceti di vino, che anche in Sicilia si fa aceto di vino, cioè, tutto quel che sia, cioè, massimo espressione culinario deve esistere sulla nostra tavola. Il cliente, scusando la frase, deve godere, cioè non... Bisogna godere a tavola, soprattutto con le cose buone. Noi oggi siamo stati benissimo. A chi ancora non vi conosce, che magari viene dall'estero, viene da nazioni come Germania, Stati Uniti, Austria, Olanda, perché tu hai una clientela internazionale, cosa vogliamo dire? Come ci presentiamo? Semplicissimo, bisogna intanto venire in Sicilia e poi un passaggio obbligatorio è Castelbuono, dico Castelbuono, in più anche perché noi castelbuonesi la recettività, la ristorazione a Castelbuono è davvero molto alta, quindi basta venire a Castelbuono, poi il passaggio o al palazzaccio, al ristorante vicino a noi, l'importante è che si viene a Castelbuono. Palazzaccio ha anche una griff e quindi questo è l'indirizzo, se volete venire mangerete cose buone. Di modo.